Dicevo, felicissimo e fierissimo di essere in questo posto meraviglioso e di avere sentito queste parole di Enrico Ischia, che ha pubblicato questo libro, L'Arcipelago, del quale io ho avuto il piacere di essere il lettore diretto e forse più privilegiato, nel senso che ho letto direttamente i suoi manoscritti e mi sono reso conto che questa opera e questi testi drammaturgici e poetici sono la condensazione nella forma dell'arte di uno scavo profondo nella interiorità degli individui e del cosmos. A opera di un poeta filosofo o poeta filosofo o filosofo poeta che si è formato in un dialogo serrato sia con i grandi sapienti preplatonici, avete sentito nominare Eraclito, Parmenide, aggiungiamo anche Empedocle, sia con quanti a loro volta tra i moderni e i contemporanei si sono misurati con essi, cioè Nietzsche, Hölderlin e poi Giorgio Colli anche, che è stato mio maestro di filosofia greca antica e che è uno dei punti di riferimento di Enrico Ischia. L'originalità dell'opera consiste nella voce, che è insieme dionisiaca, quindi legata al sentire, al pathos, come si dice in greco, ma insieme anche astratta, rimbalzante in una sorta di eco o specchio che rimanda sempre a un invisibile sostrato unitario del cosmo, quello che Enrico chiama l'essere o il fondamento propriamente, e nella rarefazione dello spazio-tempo che proietta l'agire dei personaggi in un'aura metaspazio-temporale, cioè al di là dello spazio e del tempo, in cui Cronos, che è il tempo dell'orologio e della storia, riverbera continuamente nella Ion, il tempo senza tempo, l'eterno presente. Questo è importante perché la parola poetica e drammaturgica di Enrico riesce a restituire il rimando costante a questo grande sfondo unitario e divino della vita, che nel quale vengono unificati l'essere umano e il grande uno, il cosmo. Io dico spesso che noi siamo stati derubati di un organo fondamentale, quello che i greci chiamavano il nous. Il nous, io lo traduco intuire, sarebbe, se noi pensiamo alla nostra interiorità e anzi alla nostra personalità come articolata in soma, cioè corpo, psuche, anima, il nous sarebbe quella terza dimensione che non coincide né col corpo né con l'anima, ma è oltre. C'è Plutarco che quando parla del nous lo definisce in questo modo. È una sorta di galleggiante. Quando noi siamo, per esempio, immersi nel tragico, nel turbamento delle emozioni appunto perturbanti, delle passioni, dello sgomento, della paura, dell'angoscia, e siamo con la testa sotto quest'acqua turbolenta e agitata, il nous è come il galleggiante, rimane sempre lì, non va mai sotto. La differenza è sapere di averlo o non averlo, ovvero agganciarsi a questo galleggiante. Questo galleggiante è il punto di connessione, il luogo di connessione tra quello che gli orientali chiamano l'Atman, che è il sé individuale, e il Brahman, che è il grande sé cosmico, ovvero la connessione tra il micro e il macrocosmo. In questo senso è stato un crimine antropologico privare gli esseri umani, fin da bambini, di questa consapevolezza della realtà dell'unità tra essere umano e divino di cui ci ha parlato mirabilmente Enrico. Perso questo, si sprofonda o nel nichilismo o nella suddittanza a un divino poi gestito dalle varie ecclesie, che siano islamiche, cristiane, non fa differenza. Quello che è fondamentale invece è
il messaggio che ci giunge dalla grande sapienza greca, da Eraclito, da Parmenide, da Empedocle, ma da Eleusi, cioè dai misteri, dai luoghi di iniziazione in cui si formavano a mantenere il contatto con il Nous, i cittadini e poi alcuni ovviamente più dotati come Platone, come Pindaro, i tragici, Sofocle, Eschilo, Euripide, ma anche i grandi sapienti, riuscivano a potenziare ulteriormente questa esperienza del grande uno e dell'unità tra l'umano e il divino che era possibile a tutti, ma di cui poi alcuni distillavano in maniera ovviamente più profonda l'essenza della propria interiorità e la comunicavano ai loro discepoli. Pensiamo anche a Pitagora. Ebbene, in quest'epoca in cui stiamo vivendo, sulla soglia e già dentro a un'altra rivoluzione antropologica che è quella cibernetica, no? Già il cellulare è un esempio di un organo aggiunto, in cui si profilano ulteriori orizzonti, certo anche meravigliosi, ma certo anche inquietanti, della robotica, e in cui la tecnica è uno strumento potentissimo che può far crescere o annientare il mondo, ci rendiamo conto di quanto sia fondamentale che questo passaggio sia gestito con una umanità e le sue élite profondamente consapevoli, profondamente radicate nel senso della appartenenza al grande uno, al fondamento, che è il luogo in cui, secondo Eraclito, tutti siamo radicati, ma di cui ci dimentichiamo. Allora il messaggio della sapienza greca è un messaggio di riconnessione tra l'essere umano nella sua sfera razionale, emozionale, quale in generale ci viene presentato, e la sua interiorità, che non è la semplice soggettività psicologica, ma è qualcosa di ulteriore, ovvero questo sfondo di immortalità di cui ci parlava già, per esempio, Parmenide. Nella visione di Parmenide, Parmenide scrive un'opera sull'origine, ovvero su ciò che è. Quando Parmenide dice ciò che è, vuol dire che esiste un ciò che sarebbe il fondamento, l'assoluto, di cui dico è. L'iniziato, il sapiente greco, è colui che è sempre consapevole di muoversi a due livelli, nell'invisibile e nel visibile. C'è un bellissimo altro testo di un sapiente greco non identificato con certezza, forse Senofane, che dice «Opsis ton adelon ta phainomena», le cose, i fenomeni, le cose che appaiono, sono ciò che si vede dell'invisibile. Allora c'è dentro di noi, perpetuamente generativo, un invisibile che è il luogo dell'immutabile, dell'eterno. Il nostro vivere è un manifestarci in una dimensione apparente, relativa, di un assoluto che sempre ci attraversa. Il nostro morire è un ritornare in questa eternità, in questo assoluto, da cui in realtà, se siamo iniziati alla sapienza, non ci siamo allontanati mai. Da questo viene fuori una figura di uomo, di donna, che ha sempre un duplice volto, come un Giano bifronte, un volto rivolto al mondo del vivere, che è fondamentale, che è importante, che è meraviglioso, che è tragico, che però viene vissuto in modo diverso, molto più, direi, sano, quando si abbia anche il senso di questa altra dimensione che abbiamo dentro e che ahimè, ci è stata per lungo tempo obliterata, nascosta, silenziata. Diceva Schopenhauer, quando si vuole contrastare qualcosa non bisogna fare grandi battaglie, grandi crociate, bisogna passarlo sotto silenzio. È stata sdoganata la pornografia, sono state sdoganate le immagini di violenza in televisione, non è stata sdoganata la sapienza nei mass media, perché c'è proprio un sistema di silenziamento nei suoi confronti. Un altro punto fondamentale è che Rico Ischia ha usato la forma del dramma, della tragedia, e qui siamo di nuovo
di fronte a un altro grande dono che ci hanno fatto i nostri antichi. Siamo di fronte al dono dello sguardo che si poteva avere andando a teatro, nel theatron. Il theatron in greco sarebbe dal verbo theaomai, vuol dire guardo a bocca aperta, con meraviglia, guardo con uno spirito di apertura. E se ci pensate bene, il teatro stesso è nella sua struttura architettonica un luogo di contemplazione, di conoscenza, dove vado appunto a guardare cosa. Vado a guardare, seduto nelle scalinate, allora, vado a vedere quello che sulla scena si svolge e che sono pezzi di vita, aspetti di vita, passioni, gelosia di Medea, follia di Aiace, spirito di vendetta di Oreste o di Elettra o di Clitemestra, passioni, aspetti della vita che io posso guardare in un'occasione privilegiata con uno sguardo insieme empatico, cioè di partecipazione perché emoziona lo spettacolo tragico e di distacco, e quindi ho il modo di vedere la vita da una postazione in cui non ne sono completamente rapinato e preso. Questo è lo sguardo della tragedia greca, lo sguardo sapienziale della tragedia, nel senso che in essa, diceva Nietzsche, si uniscono lo spirito di Dioniso e lo spirito di Apollo. Dioniso è proprio il pathos, la vita nella sua, proprio la vissutezza, anche la pulsione, anche l'impulso, invece Apollo nella visione di Nietzsche era il distacco, la forma, l'arte che armonizza questo tumulto. Ebbene, si unificano nella tragedia questo distacco e questo senso di partecipazione e di empatia. Pensiamo a quale importanza ha proprio come modo di attraversare la vita. Acquisire uno sguardo che è insieme distaccato e empatico, partecipe, rispetto alle passioni, alle emozioni, alle pulsioni. E questa è la via della sapienza incarnata nella tragedia greca. Abbiamo parlato Enrico di una, ha parlato di Upanishad, ha parlato di Oriente, e questo è fondamentale perché nel nostro Occidente c'è molto Oriente. Se noi leggiamo la vita di Pitagora di Giamblico, ci viene narrato che c'era uno sciamano, Abaris, che veniva dagli Iperborei. Gli Iperborei sarebbero i mongoli, sarebbero ai confini della Cina. Abaris è un nome per indicare... Abaris sta per gli Avari, è un popolo di arcieri e di sciamani. Viene in Magna Grecia, dove c'era Pitagora, il pitagorismo, e incontra Pitagora. Lo riconosce come incarnazione di Apollo. Quindi Pitagora come portatore di un continuum spirituale apollineo. Pitagora conferma questa sua caratteristica di essere incarnazione di Apollo. Ebbene, abbiamo una testimonianza di un contatto tra la Mongolia e la Magna Grecia. Uno dice, impossibile, vivevano come Tarzan, io Tarzan, tu Jane, nella capanna dello zio Tom, e c'era un contatto tra Taranto e la Mongolia. È stato trovato recentemente, e lo pubblicherò nel mio prossimo libro, un frammento di un vaso di terracotta proto-lucanica, quindi di Taranto, del IV secolo a.C., ai tempi di Platone, in cui è raffigurato un mongolo. Poi ve lo faccio vedere, casomai ce l'ho nel cellulare. Quindi esisteva una grande circolazione di questa spiritualità che univa l'umano e il divino da Oriente a Occidente. Era la stessa spiritualità di cui erano portatori gli sciamani, la stessa spiritualità di cui è portatore Parmenide, la stessa spiritualità di cui è portatore Eraclito e Empedocle. Empedocle, per esempio, di Agrigento, anch'egli vicino a Pitagora, si dichiara portatore dei classici poteri sciamanici, far piovere, far smettere di piovere, far venire il vento, fare
fermare il vento, guarire, eccetera, eccetera. Quindi questo grande sfondo di sapienza era proprio caratterizzato dal senso della unità e della armonia profonda che univa l'uomo, la natura, il divino, e vivevano un mondo abitato dagli dèi, da dèi che dialogavano con gli esseri umani. La natura stessa era popolata di divinità, era un mondo in cui non c'era separazione tra gli umani e una divinità posta dietro le quinte. Da questo nasce uno sguardo che è consapevole della dimensione tragica nel senso della sofferenza della vita, però ha anche la capacità di radicarsi in questo fondamento che è comune a tutti, che è immortale, che è un fondamento di pura consapevolezza, che consente di guardare anche la sofferenza con uno sguardo, io direi, dionisiaco. Vi vorrei chiudere queste mie brevi riflessioni suscitate proprio al momento dall'ascolto del discorso di Enrico con alcuni ulteriori frammenti. Per esempio, Eraclito dice «Fusis cryptestai filei, l'origine ama nascondersi». Quindi c'è una dimensione nascosta che, di cui il sapiente è consapevole. In questa dimensione nascosta, cioè oltre i sensi e oltre la ragione e la percezione, c'è l'assoluto, il fondamento, la fusis, cioè colei che origina costantemente tutte le cose. E ancora Parmenide, nel proemio del suo meraviglioso poema, dopo aver enunciato un viaggio del giovane che giunge al cospetto della dea, ci racconta, quando è giunto al di là della porta della notte e del giorno, cioè al di là del mondo visibile, ci racconta che cosa gli dice la dea. Come rivelazione gli dice: «E tu devi apprendere ogni cosa, sia il cuore che non trema della ben rotonda verità, che le opinioni dei mortali in cui non è vera certezza». Quindi divide in due, cioè il cuore che non trema della ben rotonda verità, l'assoluto, il fondamento di cui parlavamo, che le opinioni dei mortali in cui non è vera certezza, sarebbe la doxa, il mondo come apparenza, il mondo come dimensione del relativo. Quindi ha distinto tra una dimensione assoluta e una relativa, che abbiamo anche dentro di noi, una dimensione assoluta, l'Atman, una dimensione relativa, la nostra identità, il nostro ego che vive nel mondo. Poi, dopo avere distinto questi due livelli, li riunifica dicendo: «Ma tuttavia anche questo imparerai, come le cose apparenti si deve ammettere che sono, cioè hanno fondamento, sono connesse all'assoluto, quando si indaghino in ogni senso tutte le cose». Ecco, questo è la visione che unifica l'umano e il divino, è lo sguardo dei nostri grandi sapienti. E chiudo allora con un mito bellissimo legato a Dioniso e all'orfismo, che è complesso, però vale la pena di misurarsi con le cose complesse, perché spesso la verità si ammanta di enigmi. Ci dice un testo antico che riferisce un mito legato a Orfeo, all'orfismo, ovvero sia a questa figura intermedia tra l'umano e il divino, che era il cantore che con la cetra riusciva a ammaliare le piante, gli animali, anche le pietre, cioè era connesso con la magia naturale. Ci dice: «Nell'antichità lo specchio, anche dai teologi, è stato tramandato come simbolo della adeguatezza alla pienezza noetica del tutto, cioè simbolo di questa unità con il tutto e simbolo di questo fondamento che tutto unifica. Per questo dicono anche che Efesto, il dio del fuoco, il fabbro, fabbricò uno specchio per Dioniso, e che il dio, guardando dentro di esso
e contemplando la propria immagine si slanciò alla fabbricazione di tutta la pluralità, cioè il Dio si guarda nello specchio, guardandosi crea il mondo. Quindi noi siamo i riflessi dello sguardo di un Dio, siamo fatti dello sguardo del Dio, si tratta di riconnetterci a questo sguardo del Dio di cui siamo costituiti. Un altro frammento di Plotino che è stato citato: e le anime degli uomini, vedendo le proprie immagini come nello specchio di Dioniso, slanciandosi dall'alto, furono istantaneamente lì, senza essere scisse neanche loro dal proprio principio e dall'intuizione. Vuol dire che nel momento in cui le psuchai, le anime degli uomini, vengono slanciate, si slanciano nel mondo, sono sia nel mondo che ancora nel principio da cui si sono slanciate, che poi è lo sguardo e l'occhio di Dioniso. Per concludere, io ho l'impressione che siamo un po' alle Termopili dello spirito. In quest'epoca di passaggio è fondamentale e che le voci dei grandi sapienti, dei tragici, rigenerate dallo sguardo dei nostri contemporanei, e questo veramente rende grande onore e merito al lavoro impegnativo di Enrico Ischia, siamo al momento in cui questa voce può essere veramente la voce che salva l'umanità da un rischio di degrado ecoantropologico di cui abbiamo tutti i segni. I segni possono essere l'infelicità, possono essere una vita resa troppo opprimente da meccanismi di controllo, possono essere forme di sofferenza, di povertà, la crisi ecologica. Mai la Terra è stata così inquinata da isole di plastica intorno all'oceano con un inquinamento crescente. Mai i ghiacciai si sono sciolti così tanto per opera dell'uomo. I segni sono molti, l'emergere della follia, della violenza, anche gratuita, la prospettiva di una progressiva presa di dominio da parte di un sistema sempre più automatizzato, burocratizzato e tecnologicamente potentissimo, con forme di robotizzazione che diventeranno sempre più dominanti. È chiaro che in un'epoca del genere quello che ci vuole è appunto il galleggiante di cui parlavo prima, il nous, cioè un'interiorità accesa al contatto con l'assoluto e al senso di responsabilità sulla e nella collettività che questa coscienza implica. A questo, oltre che a uno sguardo vivificante sulla vita, sulle passioni, sulla energia necessaria per attraversare la vita stessa, ci convocano i nostri grandi sapienti, i tragici e chi tutt'oggi sa riconoscere la fonte, bere a questa fonte e offrire quello che ne ha distillato. Grazie.